La famiglia Amoroso ha trascorso una bella serata in compagnia di alcuni parenti. Sono pronti per tornare a casa quando Alessio li informa di una novità. Gli studenti vogliono occupare la scuola. Dici che a scuola non li vogliono fare. Per il fatto che hanno messo i topi dentro la scuola, ma vogliono fare occupazione. Ma stessi ragazzi. Andiamo di là. Stessi ragazzi l'hanno messi. E come l'hanno messi? Se l'hanno buttato nascosto nella scuola l'hanno iniziato. E come l'hanno fatta a pigliare? Lì si compra, lì i topi si compra. E comunque, ma se la rappresentante d'istituto non vuole fare occupazione. Però si trovano 1000 ragazzi contro che loro vogliono occupare per forza, noi non ci può fare niente perché poi una persona contro tutta la scuola che puoi mai risolvere. E allora non può fare niente. Domani alle 7 hanno messo un messaggio su Facebook che domani alle 7 chiuderanno i cancelli con le catenacce, ci tiriamo i cacci. Voi lottate un po' però. Ma sì. Ci lottiamo, noi siamo 7-8 in lunga. Quello sulla più di metà scuola che è felice dell'occupazione. Ma qual è la causa di questa occupazione? Ah, questo è. Non vanno studiare. Solo quello sarà. Che ci vada a fare sta scuola? Non vuoi là? Hanno occupato. Alessio è appena tornato da scuola. A tavola con mamma, papà e nonna Concetta, racconta come è andato il primo giorno di occupazione. Siete arrivati fuori scuola? Io sono arrivato fuori scuola che erano le 8:05, preciso, cioè dovevo solo entrare, tanto non era ritardo. Sono arrivato fuori scuola, ho detto ma io da quasi dall'inizio del corso mi sentivo occupiamo, ma se te amo di cacchio. C'erano tutti gli studenti? Tutti quanti. Andato fuori scuola, tutto. Le porte stavano aperte, i professori vicino alle porte e tutti i ragazzi che non facevano entrare nessuno. E comunque mo domani sarà la stessa cosa, però è probabile pure che si possa entrare. Perché non so cosa è successo. Oggi sicuramente non sono entrati perché alle 9 stavo ancora là fuori e c'era un casino tremendo. Però c'erano i carabinieri, capito? Non si sa cosa è successo, ma cerco di entrare, ma. Certo. No, l'importante è così. Metti caso che domani si cambia idea e entrano più. No, ma non è che si cambia idea, è il fatto che deve succedere qualcosa per far entrare i ragazzi. Ma che dici? Ci sarà la auto brutella? Io sto un po' più avanti di te. Si entra normale. E beh, ma tu ieri sei andato fuori scuola? E io sono arrivato, non t'ho visto. Ah, ma entri oggi. E vabbè, allora ci vediamo tra poco fuori scuola. Va buono, salutami a Davide. Ciao ciao. L'allarme occupazione sembra rientrato. Dopo un giorno di proteste e turbolenze, Alessio e i suoi compagni possono rientrare normalmente a scuola.